Ed eccola qui la nuova Tucson 2021 plug-in hybrid, una vettura che le sa davvero tutte, un po' come il personaggio di Zelig, perché non c'è solamente diesel, non c'è solamente benzina, non c'è solamente ibrida, ma c'è anche plug-in hybrid come in questo caso. Ed è una vettura che nasce per portare con sé un modulo elettrico da 13,8 kWh che le consente di offrire ai propri clienti fino a 62 km nella marcia solamente elettrica. Quindi di fatto è un powertrain sviluppato in Corea dai tecnici di Hyundai, non solo per questa Tucson ma anche per Santa Fe, per altre vetture del gruppo, che permette appunto di avere un'estensione in elettrico davvero notevole, una potenza di 265 cavalli, un motore elettrico da 90 cavalli che collabora con quello da 180 cavalli 1.6 turbo compresso per offrire consumi realmente contenuti nel ciclo di omologazione, ma se la usate come si deve, contenuti anche nella vita reale, poi lo vedremo. 1,38 litri ogni 100 km è il consumo dichiarato, poco più di 30 grammi chilometro di CO2 per quanto riguarda la parte di emissioni. È una Tucson che condivide appunto con Santa Fe la piattaforma e raggiunge anche dimensioni abbastanza considerevoli, visto e considerato che siamo a 4,50 m con 2,68 m di passo. Vettura che ha stupito subito per quanto riguarda le forme e il design, in particolar modo di questa calandra, che ha questi fari triangolari che poi vanno anche a riprendere nello stile, vanno ad essere ripresi nello stile all'interno della calandra, che è stata sviluppata appunto con lo stesso concept stilistico e va a dare veramente una personalità notevole a questo oggetto, che come vedo è già stato molto venduto ed apprezzato dal pubblico italiano. Bella la parte luminosa anche nella zona sottostante, sono delle luci di profondità, mentre per quanto riguarda la parte bassa trova posto il radar di distanza, perché la macchina ha tutti gli aiuti alla guida di livello 2. C'è anche un bello studio aerodinamico, qui lo vedete, entra l'aria, va a carenare le ruote che sono in questo caso delle Michelin Primacy 4 235/50/19. La cosa bella di questo sistema plug-in hybrid è il fatto che non c'è un motore elettrico posteriore per comporre la trazione integrale, ma c'è l'albero di trasmissione, c'è una vera trazione integrale con tanto di differenziali, proprio per andare ad assicurare tutto quello che serve in termini di trazione meccanica, quindi una meccanica quasi tradizionale, però con appunto l'aggiunta di questo motore elettrico tra motore termico e cambio, che assicura questa vettura tanta trazione, tanta coppia e appunto consumi contenuti, sempre che vi ricordiate di ricaricare il pacco batteria. Pacco batteria da 13,8 kWh che consente di avere una notevole dose di energia appunto per collaborare nella spinta, ma anche per consentirvi di consumare meno. Belli materiali nella parte alta, molto bella questa finitura lucida che integra proprio interno anche i tasti per la regolazione del sedile. Mi piace questa stoffa, molto bella, sembra la stoffa con cui di solito si va a rivestire, a ricoprire esteticamente, parlo le casse, che sono in questo caso dell'acrel, ma hanno un rivestimento bello croccantoso e che chiaramente va a comporre tutta la parte bassa del pannello porta, ma non la zona centrale. Per quanto riguarda i sedili, sono riscaldati e ventilati, vedete sono forati, molto cari certamente a un pubblico americano, sedile che chiaramente fa parte di un nuovo concept di abitacolo che cerca di essere raffinatino, vedete anche come sono fatti il Revio Luce, cerca anche di essere tecnologico, perché al proprio interno trova posto un display di notevole dimensione che ospita Apple CarPlay, Android Auto, c'è la possibilità di ricaricare in wireless il cellulare, abbiamo una strumentazione che a me piace per come è stata integrata, che viene montata, lo vedete, a sbalzo rispetto a questo svaso e va ad integrarsi nella parte alta della plancia con questo gioco di design che integra anche le bocchette dell'aria. Bocchette dell'aria anche qui nella parte alta, bello il fatto che è tutto nero lucido la zona del display centrale, la climatizzazione si regola con ancora i tasti alla vecchia per intenderci, ma sono touch, questa è una cosa interessante, quindi tutto quello che è climatizzazione viaggia fuori dal sistema multimediale. E poi nella parte destra troviamo lo stesso design che troviamo invece lato guidatore, con questi elementi forati che danno l'idea di areazione e poi anche appunto una bella integrazione con il pannello porta. Adapt display in questo caso non c'è, ma è disponibile, se non ricordo male, tra gli accessori della vettura. E poi tanto posto qui sotto per le vostre cose, si può ricaricare in wireless il cellulare, doppia porticina
USB, c'è la presa di corrente 12 volt e poi c'è un po' di spazio anche qui nella zona sottostante con questa tasca che ritroviamo anche lato pilota, eccola qui, la vedete, e va a dare un bel contributo in termini di spazio, di volumetria all'interno di questo abitacolo che è ben disegnato e ben attrezzato. Guardate un po', c'è un bellissimo tetto in cristallo apribile, si sta aprendo in questo momento, tra l'altro anche molto veloce ad aprirsi. Questa è una funzionalità secondo me molto carina, non pensate male, serve per reclinare e per mandare avanti e indietro il sedile, molto comodo soprattutto se qualcuno si siede dietro, proprio per spostare in avanti il sedile, appunto per regolare la posizione dello stesso senza che il vostro passeggero diventi matto a cercarsi i comandi da solo. Comunque di fatto è certamente una cosa carina, tipica del pubblico americano, una tipicità che fa capire come questa vettura sia stata pensata con un'ottica assolutamente worldwide. Mi ero dimenticato di farvi vedere il volante a quattro razze con la possibilità di attivare tutte le funzioni di aiuto alla guida, e poi anche da questa parte, oltre alle palette del cambio, chiaramente sia per salire che per scendere, anche le funzionalità del sistema multimediale. C'è Apple CarPlay, appunto come dicevo, Android Auto, c'è un sistema connesso 3G, quindi la vettura può ricevere informazioni dall'esterno, può essere pilotata dall'esterno per quanto riguarda alcune funzioni, ad esempio di assorbimento dell'energia, gestione della ricarica. Potete anche chiedere di preclimatizzare l'abitacolo, per cui ci sono diverse funzioni all'interno di queste vetture che richiamano poi il mondo del reale elettrico e consentono a questa Tucson appunto di avere quei 62 km in elettrico che possono fare la differenza in alcuni ambiti, non tutti, ma in alcuni ambiti della vita delle persone a bordo di questa vettura. Come vedete di spazio qui dietro ce n'è, come sulla Santa Fe molto comodi, a differenza però del SUV di segmento superiore non ci sono i due posticini dietro, quindi è una 5 posti più un bagagliaio abbastanza notevole che adesso vi faccio vedere. Due porticine USB e poi anche la ventilazione con un trizona che può appunto essere gestito a livello di temperatura ma non di velocità di ventilazione. Apriamo portellone con la GVZ e un bel bagagliaione, più di 400 litri, con la possibilità anche di avere un po' di spazio qui sotto per riporre alcune cose come i cavi di ricarica, e poi frazionamento 60, anzi 40-20-40 per ospitare gli sci, eccetera eccetera. Poi c'è la presina di corrente 12 volt, un bel servizio sicuramente per ricaricare il monopattino, per fare tutto quello che volete qui dietro, per mettere l'aspirapolvere per pulirla o quello che, o il frighetto per andare al mare, per intenderci. Quindi sicuramente una macchina versatile, esteticamente interessante anche qui dietro con i gruppi ottici a graffio di tigre, non so come definirli, con la sottilinea rossa che va a collegarli uno all'altro, e il logo Hyundai che è integrato, lo vedete, al cristallo. Con questo è tutto, saliamo in macchina, andiamo a vedere come va e poi tiriamo le somme sul prezzo, andiamo. Ed eccoci al volante della nostra Hyundai Tucson 2021 plug-in hybrid, ovvero la variante che è molto apprezzata in questo momento dal pubblico italiano, perché ci sono dei mega incentivi per l'acquisto, perché possono entrare nelle ZTL, perché non pagano il bollo e perché ci sono delle demonizzazioni in corso che hanno riguardato e che riguardano tuttora il diesel e che chiaramente non consentono al cliente di scegliere liberamente dal punto di vista mentale la motorizzazione perfetta per questa tipologia di vetture, ovvero il motore a gasolio, che comunque rimane assolutamente il listino, è perfetto per chi fa tanta strada, ma per chi vive in città e diciamo va ogni tanto fuori porta e soprattutto magari ha a che fare spesso con situazioni particolari per quanto riguarda le condizioni meteo, quindi una persona che vive in città ma va spesso in campagna, va in montagna dove c'è la neve, dove c'è il fango eccetera eccetera, magari una motorizzazione di questo tipo con la trazione integrale vera, perché la trazione integrale vera meccanica, può certamente trarre dei vantaggi dalla plus di trazione che questa appunto tecnologia può avere, plus di trazione che può essere gestito elettronicamente attraverso tutti i comandi che troviamo all'interno del sistema, e in più sfrutta il potenziale di coppia offerto dal motore elettrico, che consente a questo sistema di trazione integrale appunto di puntare su coppie molto elevate, che in questo caso arrivano fino a 350 Nm. Niente male per una vettura che pesa poco meno di 1800 kg, quindi non è pesante, ma non è nemmeno così pesante come abbiamo visto recentemente altre vetture, ed è un oggetto che
dichiara 62 km in elettrico, che possono essere 45-50 nella vita reale, che non sono per nulla pochi, coprono quasi del tutto il tragitto medio quotidiano di un cliente di una vettura di questo tipo. Se usate la macchina come si deve, ovvero la ricaricate ogni sera, sicuramente potete avere dei vantaggi, perché con un euro e mezzo, due a casa fate il pieno di energia. Chiaramente se lo fate le colonie fast eccetera costa di più, ma la vera verità è che appunto costa meno viaggiare se ricaricate a casa in elettrico rispetto a qualsiasi diesel o qualsiasi benzina, e questo, se utilizzate la macchina tutti i giorni, può portarvi anche un vantaggino economico, non lo so, di un euro al giorno, poca roba, però di fatto vi consente di avere tanti altri vantaggi che vi ho già elencato precedentemente. Secondo me quello principale è il fatto di non farsi rompere le scatole nei giorni di traffico alternato, per intenderci, o nelle città dove è impossibile accedere alle ZTL, ma lo si può fare con le vetture elettriche o le vetture plug-in. Per cui ci sono dei vantaggi oggettivi che sono dettati dal fatto che queste macchine vengono favorite dalla politica. Per quanto riguarda la guida, si sente che è un oggetto abbastanza pesante, si sente che è una macchina che non nasce certamente per essere sportiva, ma Hyundai in questi anni è molto cresciuta da un punto di vista di ferro. Quello che intendo è che la piattaforma è stata ben studiata, le sospensioni lavorano bene, lo sterzo in questo caso è meglio di quello della Santa Fe, è un pochino più diretto ed è uno sterzo che comunque non è sportivo, ma non è nemmeno assente nella sua totalità. È uno sterzo diciamo in linea con le esigenze di una vettura di segmento C/D come questa Tucson. E la cosa che si apprezza moltissimo guidando questa macchina è la silenziosità di marcia, che è straordinaria, perché quando si viaggia in elettrico è silenziosissima, e quindi tutto quello che c'è all'interno di questo abitacolo viene esaltato per quanto riguarda le caratteristiche qualitative. E poi nel momento in cui invece vi serve spinta, il motore termico si accende e riusciamo ad avere appunto questi 265 cavalli che ci permettono di avere accelerazioni di un certo tipo. Certo, la vita giusta di queste macchine è viaggiare il più possibile in elettrico, per cui come tutte le ibride bisogna guidarle in punta di piedi se volete riuscire a sfruttarne realmente i vantaggi. Bisogna capire come frenare al meglio, bisogna farlo nella migliore delle maniere, e devo dire che questo sistema di frenata che viene offerto su questa vettura è ben tarato, non si sente lo scalino tra la frenata rigenerativa e quella meccanica. È fatto, devo dire, molto bene, ed è per questo che dico che Hyundai sta crescendo molto in termini di ferro. Ed anche la combinazione tra i due motori è praticamente impercettibile nel momento in cui entra uno e entra l'altro. Certo, si sente un pizzichino di stacco, ma è veramente una cosa minimale, non dà alcun fastidio. Quindi sotto molti punti di vista dico che Tucson è una macchina che è cresciuta molto rispetto alla precedente generazione, aveva già dimostrato questo quando abbiamo guidato le varianti tradizionali. Adesso che torno a guidarla con il plug-in la ritrovo un po' ingrassata sicuramente a livello di peso, ma comunque sempre una bella signora, ed è in grado di accogliere con tanta cura, tanta personalizzazione a livello di tecnologia, perché c'è tanta roba all'interno di questa macchina. 5 occupanti con appunto tutto quello che serve per farvi vivere bene a bordo, a partire da un tetto panoramico straordinario, a partire da appunto Apple CarPlay, Android Auto, un sistema connesso in rete che funziona davvero bene, multimediale, sistemi di aiuto alla guida di livello 2 che lavorano, devo dire, piuttosto bene, sono solo un filino invasivi quando si va oltre la linea bianca, ti avvertono forse un po' troppo presto, ma poi realmente tutto quello che si trova all'interno di questa tecnologia parla anche di elementi che sono più avanti rispetto agli altri. Una cosa che mi piace moltissimo è che quando metto la freccia, come vedete, si accende, guardate un po', si accende una telecamera al posto del contagiri, la vedete? Eccola qua, che mi fa vedere chi ho alla mia sinistra. Lo vedo anche fisicamente con il LED, stessa cosa lo posso far vedere anche sul quadrante di sinistra, e vedo chi ho alla mia sinistra. Prima era a destra, adesso giustamente è a sinistra. Comunque è una vettura certamente pensata per essere molto tecnologica, molto sicura, molto confortevole, perché ci sono i sedili riscaldati e ventilati. Appunto, come dicevo prima, è una world car come concetto, quindi è molto apprezzata dal pubblico americano, ma certamente anche in Europa Tucson nasce per andare ad incidere molto, in maniera molto forte in questo segmento, e lo fa appunto con tutte queste tecnologie, questi piccoli accorgimenti che non si ritrovano molto spesso nemmeno nei segmenti premium. Per cui veramente un grandissimo applauso
a Hyundai, che sta crescendo moltissimo e appunto sta sfornando dei prodotti che magari in questo contesto non sono sportivi, non sono emozionanti nonostante abbiano 265 cavalli, ma rappresentano comunque un livello tecnologico e soprattutto una tipologia di vettura perfettamente in linea con le esigenze medie di una famiglia e perfettamente in linea con diciamo la migliore concorrenza sia dal punto di vista tecnologico ma anche costruttivo. Da un punto di vista di appunto di utilizzo, la questione del plug-in hybrid è sempre molto particolare. Tenete conto che la batteria si ricarica in 1 ora e 7 grazie a caricabatterie da 7,4 kW, quindi se avete la possibilità di ricaricarla con una colonnina fast tra virgolette, lei tira dentro fino a 7,4, ma se invece le ricaricate a casa con l'asciugo ci vogliono circa 6 ore per ricaricarla partendo da zero, per cui certo è parecchio, però tenete conto che se la parcheggiate in garage e andate a dormire, la mattina dopo ve la ritrovate carica e la ritrovate carica con 62 km di autonomia, che appunto non saranno veramente 62, ma per un bel po' di strada, più di 40 km, come sto facendo io in questo momento, riuscite a viaggiare nel totale silenzio, riuscite a viaggiare in assenza di vibrazione, con la possibilità di ascoltare il vostro audio sparato dalle casse della Krell e godere anche di ottime telefonate, di una bella possibilità di conversazione a bordo e di un abitacolo che comunque è veramente confortevole. Adesso ci sono 31 gradi, mi sto ventilando la schiena ed è veramente un bel viaggiare, un viaggiare molto comodo nel contesto di una macchina che non emoziona di sicuro, se non per quanto riguarda le caratteristiche di stile, che sono assolutamente interessanti, però comunque è una macchina che è perfettamente adeguata alle esigenze delle famiglie, mettiamola così, più moderne. Ed eccoci qui, prova super terminata. Mi faccio aiutare dal bigione, anzi dal bigino, per quanto riguarda i prezzi, perché questa Tucson 4x4 con l'allestimento Excellence, quindi un allestimento già molto ben dotato, costa 46.100 euro. Le option inclusi sono la vernice metallizzata 750 euro, la Launch Pack 2.450 e poi il Deluxe Pack 2.350. Pack tra l'altro è dell'IKEA. Scherzi a parte, è una macchina appunto molto concreta, una vettura che certo ha un costo abbastanza importante, quella diesel e quella benzina costano meno, anche la normale ibrida costano meno di questa, ma in certi ambiti, con certe tipologie di clienti e con certe tipologie d'uso, città o magari anche location fuori porta con bisogno di trazione eccetera eccetera, questa macchina comunque può dare quel qualcosina in più che vi può servire e può darvi una mano realmente nella vostra vita quotidiana. Bisogna ricaricarla, bisogna stare lì dietro, sempre il solito discorso delle plug-in, non sono macchine semplici da vivere, bisogna essere realmente delle persone elettrocompatibili per apprezzarne i vantaggi. Se non la ricaricate va lo stesso, non succede mica niente, si comporta come una normale ibrida, ma perdete tutti i vantaggi e tenete solo gli svantaggi dettati dal fatto che comunque è una macchina molto più pesante rispetto a quello che è la Tucson benzina o diesel di tipo tradizionale. Questa è la Santa Fe, sua sorella un pochino più grande, questa invece è stessa piattaforma però un pochino più piccola, 5 posti al posto di 7 e poi dimensioni più compatte, 4,50 m. Stile personale, sicuramente una vettura che avete già visto in giro molto, sta piacendo al pubblico italiano, per cui brava Hyundai, e sicuramente questa variante plug-in hybrid sarà una di quelle di maggior successo, proprio perché la politica richiede ai clienti di comprare questo genere di vetture. Questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it. Viva la passione per l'auto e full gas sempre, ciao.